Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Ancora nessuna traccia di Tiziana Balducci, la 54enne teramana, scomparsa ormai da oltre 72 ore. Questo pomeriggio abbiamo avvicinato il marito, che continua a fare appelli. Ascoltiamo. Non ha voluto fare un appello diretto davanti alle telecamere il marito di Tiziana Balducci, la 54enne teramana, scomparsa da oltre 72 ore. Roberto Faragalli continua a chiedere aiuto e fare appelli attraverso Facebook. Chiedo a tutti di far girare il più possibile la foto, quello che ci è capitato è un fulmine a ciel sereno. Queste le sue parole durante la nostra conversazione. Uscita dal caso che non c'ero, quindi c'era solo mia figlia. Quindi. E non ha detto niente al bambino? E dormiva, mia figlia dormiva. Ok, nel pomeriggio. E poi non si è più fatta sentire né vedere. Lei c'è qualcosa che pensa nello specifico? I pensieri io? Puoi immaginare quando succederà e quanti. Famiglia molto unita, la nostra, quindi, molto religiosa. Lei pensa che abbia avuto uno stato depressivo? Per la mia non penso, cioè, ho mille pensieri. Il giorno prima, scusi, la vista normale? O magari certo, aveva, che ne so, qualche pensiero, la vista triste, la vista giù, la vista spaventata? No, per me è un fulmine a ciel sereno. Niente di strano era successo il giorno prima. E nemmeno lei l'aveva vista in maniera un po' spaventata, un po' pensierosa? No, assolutamente. Niente. Ma io quello che chiedo a chiunque mi chiama, cioè, mandate il più possibile la foto in televisione e l'appello. Fate questo, sperando che possa in qualche modo vederlo, oppure qualcuno che veda lei e ci dia qualche notizia, da questo. Parenti fuori ne avete? Sì, abbiamo fatto tutto. Avete contattato però? Io vi ringrazio della disponibilità che avete. Con i figli preferisco rimanere più in famiglia. E quando accadono queste cose, l'unica cosa che può aiutare una famiglia è gli appelli in televisione, ma diretti, è inutile che lo faccio io, lo fa mia figlia, lo fa il piccolo. Mandate possibilmente la foto e la segnalazione, poi che Dio ci aiuti. Intanto proseguono le ricerche di Tiziana Balducci, la squadra mobile di Teramo, diretta dal vicequestore Gennaro Capasso, indaga sul caso di cui, a livello mediatico, si sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto. La 54enne dipendente della filiale della BNL di Teramo è scomparsa nel nulla lunedì pomeriggio. Da casa si è allontanata a bordo della sua auto, una Lancia Y. Neanche del mezzo finora vi sono tracce. Ed ora la cronaca giudiziaria. Il dirigente della provincia di L'Aquila e sindaco del comune di Avezzano è accusato di peculato d'uso per un indebito utilizzo dell'auto blu del comune. Daniela Braccani. A processo per peculato d'uso dell'auto blu comunale. Il GUP del Tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio il dirigente della provincia dell'Aquila e sindaco del comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, con l'accusa di peculato d'uso per un indebito utilizzo dell'auto blu del comune, in particolare in 6 circostanze. Il processo è stato fissato per il 21 aprile 2016. Secondo i due pubblici ministeri che hanno esercitato l'azione penale, Roberta D'Avolio e Stefano Gallo, Di Pangrazio, in veste di dirigente della provincia, avrebbe utilizzato non correttamente un'auto blu assegnata in comodato d'uso al comune di Avezzano. A Di Pangrazio viene contestato anche un parere favorevole dato ad una delibera. Nell'ambito dello stesso procedimento a processo sono finite altre 4 persone. Si tratta di 2 autisti, un altro dirigente della provincia dell'Aquila e un dipendente per il solo reato di favoreggiamento, impiegato nello stesso ente per aver tentato di sviare le indagini in corso. Secondo l'accusa, le auto sarebbero state utilizzate per scopi privati anche nei fine settimana, come ad esempio per andare a fare la spesa. Scaduta la misura cautelare, il legale dell'ex assessore Riga, coinvolto nell'inchiesta legata alla ricostruzione, rinuncia al riesame. Non c'è interesse, dice, in quanto la misura cautelare è scaduta ieri. Nessuna tangente, ribadisce, solo prestiti personali. Daniela Rosone. Rinunciamo al riesame. Così il legale dell'ex assessore comunale Roberto Riga, rimasto coinvolto in un'inchiesta legata alla ricostruzione della città. Stamane infatti era fissata l'udienza del riesame, ma la misura cautelare per il suo assistito e per l'imprenditore Massimo Mancini era terminata ieri, dunque nessun interesse per il riesame. L'udienza per l'imprenditore Mancini invece è fissata per il prossimo lunedì.
L'avvocato Luciano Bontempo, che difende Roberto Riga, ha ribadito che non c'è stata nessuna tangente e che i tre movimenti di denaro, peraltro modesti, contestati al suo assistito, nient'altro sono che prestiti personali, fatti da persone amiche, persone di famiglia, in definitiva, in un momento di difficoltà economica. 15 giorni di domiciliari in tutto per Riga e Mancini, scaduti come dicevamo ieri, sono tornati in libertà dopo l'arresto nell'ambito di una delle tante inchieste legate ad appalti e ricostruzione. In particolare i due erano stati arrestati il 10 novembre scorso. L'accusa, presunte tangenti nei lavori di ricostruzione post-sisma del complesso dell'Opera Salesiana, un affare da quasi 30 milioni di euro. Riga si dice sereno e anche il suo legale. Abbiamo fornito tutti gli elementi, dice Bontempo, per dimostrare che il mio assistito è completamente estraneo a questa vicenda. Colpa della cattiva politica, Maurizio Cerbo di Rifondazione Comunista, dopo la pubblicazione del dossier sulla situazione critica dei depuratori in Abruzzo, si scaglia contro la classe dirigente regionale. Francesca Romana Testi. Dopo la pubblicazione del dossier sullo stato di salute dei depuratori in Abruzzo, quelli dipinti come quarto mondo, ora arriva la denuncia della politica del quarto mondo che Maurizio Acerbo rivolge a chi negli anni ha governato la regione lasciando indietro l'aspetto ambientalista che oggi relega la regione ad un gradino così insoddisfacente. Beh, innanzitutto quelle dell'Arta e dei suoi vertici, ma d'altronde una politica che mette a guidare l'agenzia per l'ambiente un Mario Amicone la dice lunga, insomma, sul livello. Una politica da quarto mondo non può che darci depuratori da quarto mondo. Solo dopo le proteste di quest'estate e la situazione di emergenza che si è creata si sono decisi ad applicare la norma che prevede che i dati di ogni singolo depuratore ogni 4 mesi siano disponibili online e quindi consultabili dai cittadini per sapere lo stato dell'arte. Lo stato è pessimo, però tutto questo non deriva dallo Spirito Santo, dal fatto, dal destino, ma da un ceto di politicanti, soprattutto del Partito Democratico, ma laddove ha potuto anche il centrodestra, non è stato da meno, che ha gestito le società, le SPA dell'acqua, nate nel 2000 e che hanno consentito una gestione privatistica della cosa pubblica. L'altra preoccupazione è quella che vede rinviato al 2027 il termine della Comunità Europea sulla qualità delle acque, termine che in prima battuta avrebbe avuto come data di scadenza proprio il 2015. Voglio ricordare un'altra cosa, che nella regione Abruzzo ovviamente c'è la responsabilità anche della regione. Come abbiamo denunciato per anni, noi avremmo dovuto raggiungere uno stato dei fiumi, secondo l'Unione Europea, buono entro il 2015. Invece, sia con la giunta Chiodi che con quella d'Alfonso, ci viene proposto un piano di tutela delle acque che prevede che lo stato buono vada raggiunto nel 2027. Questo perché sanno benissimo che la cattiva gestione che hanno fatto il servizio idrico integrato, con sperpero enorme di denaro pubblico, non ha consentito di arrivare all'appuntamento come altre regioni d'Italia e soprattutto d'Europa hanno già fatto da tempo. Dai depuratori parliamo di clima. La Francia è stata ufficialmente nominata paese ospitante della 21ª conferenza Parigi 2015 sul clima. In questo contesto Parigi, come città ospitante, accoglierà per 2 settimane migliaia di delegati osservatori sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La regione Abruzzo farà parte degli ospiti per la prima volta nella storia. Il servizio. L'Abruzzo punta alla conferenza dell'ONU che si svolgerà a Parigi. Il tema è quello sui cambiamenti climatici, un tema delicato che ormai coinvolge tutto il mondo e che solo in Abruzzo ha già provocato grandi preoccupazioni e danni ingenti anche di recente. Sulla scorta dell'esperienza che noi abbiamo maturato fin dalla partecipazione a COP20 a Lima lo scorso dicembre e sull'attività che poi abbiamo messo in campo proprio per quanto attiene il discorso l'adattamento ai cambiamenti climatici, ha accreditato l'Abruzzo come una regione leader, tant'è che siamo l'unica regione a organizzare degli eventi, ne organizzeremo 7, 2 per conto del Ministero e le altre regioni partecipanti saranno nostri ospiti come la Lombardia e la Basilicata. La nostra partecipazione si concretizza con l'implementazione di alcune politiche tese alla piena consapevolezza che il tema delle rinnovabili, quindi la produzione energetica da fonte non fossile,
debba diventare un elemento cardine dello sviluppo sostenibile del nostro Abruzzo. Nella programmazione prossima si sta tenendo questo fatto in debita considerazione, nella consapevolezza che questo fatto, non più previsione, ma ripeto fatto, è ormai assunto caratteri di ineludibilità. E d'altro canto la prova che noi abbiamo purtroppo dovuto fare sul campo fin dall'emergenza del marzo scorso lo sta ad attestare. Torniamo all'Aquila, il primo cittadino propone all'Ater di spostare gli inquilini negli appartamenti liberi del progetto Case. Potrebbero gestire loro parte del progetto dal momento che hanno personale, non serve ricostruire dei ghetti, dice il sindaco. Ascoltiamolo. Non serve ricostruire quartieri ghetto, piuttosto gli inquilini dell'Ater potrebbero occupare le piastre vuote del progetto Case con la gestione affidata all'Ater stessa, che ha competenza e personale. La lancia così la proposta il sindaco Massimo Cialente, indirizzata ovviamente a Ater, ma anche al presidente della regione Abruzzo e all'assessore Di Matteo. Non ricostruite tante case in posti che sono più che altro ghetti e così via. Non è giusto. Cominciamo a ragionare ad esempio di scambiare i tanti appartamenti che noi abbiamo. Perché? Perché scambiando questi appartamenti noi avremo parliamo di 400 appartamenti, noi avremo la possibilità non solo di non spendere soldi per ricostruire, ma soprattutto, vede, io credo che l'errore grave che si fa in Italia è realizzare le case popolari, non so, per 3-4 mila persone, tutte insieme in un posto, spesso sono periferici, staccati dalla città, e questo portano a dei veri e propri ghetti, no, nel tempo. Il sindaco ha avanzato questa proposta che per lui consentirebbe un grande vantaggio per entrambi, comune e Ater. Del resto i soldi per ricostruire le case Ater, ammette Cialente, arrivano a singhiozzo e dunque questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Al momento nessuna risposta al primo cittadino. L'Ater disse: perché non mettete i nostri inquilini in alcuni progetti, in alcune piazze, cioè gestiamo noi? Non fu possibile, c'era il sistema gioiello e così via. Io dopo molti incontri, adesso ho fatto una proposta all'Ater che non mi risponde, che è la seguente: noi adesso potremmo procedere con la collaborazione dei cittadini a uno spostamento progressivo per cui gli inquilini Ater andrebbero in alcune piastre, che non mettiamo tutti in una news town, ma distribuiti nei vari quartieri, nuovi quartieri, nelle new town, e a questo punto noi ci terremo la gestione straordinaria del progetto Casi, mentre tutta la gestione la farebbe l'Ater. Ed è ancora in corso a Pescara il Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza per discutere del commercio ambulante in città e in particolare del mercato delle aree di risulta e del suo trasferimento. All'inizio della seduta è stata suonata la Marsigliese in onore delle vittime degli attentati terroristici di Parigi. Nel corso dei lavori il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha illustrato la posizione dell'amministrazione comunale e la soluzione individuata per lo spostamento del mercato etnico, quella del terzo sottopasso della stazione centrale ferroviaria. Contrarie a questa soluzione le opposizioni che fanno fronte comune con buona parte dei commercianti. E a questo proposito ascoltiamo qual è stata la proposta avanzata proprio dal Movimento 5 Stelle. Sul mercato etnico dell'area di risulta, 21 anni di proposte, però il mercatino è ancora lì. Sì, 21 anni di promesse, di proposte, di interviste, di comunicati e tanti atti, delibere, abbiamo analizzato tutto. Sono emersi molti elementi critici, ad esempio relazioni della Polizia Municipale e Ferroviaria che si contrastano. Non abbiamo trovato ad esempio un atto che amministrativo a supporto di uno spostamento che fece Luciano D'Alfonso. Quindi una serie di criticità che manifestano una aspetto. Nessuno in 21 anni, né destra né sinistra, ha realmente portato avanti una soluzione a questa criticità e neanche quella di Marco Alessandrini, che si mette perfettamente in linea con questa tradizione proponendo un rattoppo mediatico come sono stati tutti gli altri, perché non è secondo noi una soluzione. Mettere infatti queste attività commerciali sotto al tunnel secondo noi non consentirebbe quella che è la garanzia di alcune condizioni economico e igienico-sanitarie, anche di legalità, quindi di sicurezza. Come verrà ad esempio riscaldato questo mercato? Sarà un mercato coperto, scoperto? Verrà comunque rispettato il regolamento a cui tutti
tutti i commercianti devono attenersi. Quindi noi chiediamo invece che venga fatto quello che in realtà era l'inizio di tutto questo. Nel 1994 l'idea era di creare un mercatino provvisorio 4 mesi, divenuti 21 anni, per poi invece provvedere a un processo di integrazione all'interno del tessuto commerciale. Ci sono già dei mercati scoperti e coperti, si può pensare a nuovi, ad esempio all'inserimento, no, in mercati già esistenti o anche in nuovi mercati, ne è stato fatto uno ad esempio ultimamente a Fontanelle, si può anche pensare quindi all'istituzione di un nuovo mercato. Quello che a noi preme sottolineare è che ci sia una conformità delle regole. Cambiamo argomento. Liliana Bucci, sopravvissuta ai campi di concentramento, ha raccontato la sua terribile storia agli studenti del liceo classico D'Annunzio di Pescara. Paolo Renzetti. Liliana Bucci, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, oggi al liceo classico di Pescara per incontrare i ragazzi e raccontare questa storia terribile che ha segnato tutta la sua vita. È pesante, è duro testimoniare, perché il nostro ricordo ritorna al tempo passato, però lo facciamo proprio per i giovani, perché sappiano quello che è stato. E che almeno loro, che sono veramente il nostro futuro, facciano in modo che cose terribili come quelle che sono successe non succedano più. Noi siamo stati deportati in 13 persone, abbiamo avuto la fortuna di ritornare in 4, e quello che è stato molto importante per noi, per mia sorella e per me, che il nostro nucleo familiare si è riformato, perché abbiamo ritrovato mamma, che era stata anche lei con noi in campo, e poi a un certo momento l'abbiamo pensata morta perché non l'abbiamo più vista, invece era stata trasferita in un campo in Germania, e papà, che durante la guerra era stato fatto prigioniero degli inglesi in Sudafrica. Alla fine della guerra sono ritornati tutti e due in Italia, si sono ritrovati e si sono messi alla nostra ricerca, con l'aiuto anche della Croce Rossa, insomma ci sono state varie storie, ci hanno ritrovato e abbiamo avuto appunto la grande fortuna di ricomporre la nostra famiglia e di riprendere una vita normale. Cambiamo ancora argomento, una palestra per l'AGVE che offra la possibilità ai piccoli pazienti oncoematologici di riabilitarsi dopo le terapie. A tagliare il nastro alla presenza di tantissimi bambini, genitori e volontari, questa mattina c'era la madrina più amata, Lorella Cuccarini, che insieme alla presidentessa di 30 ore per la vita ha ricordato l'impegno verso l'associazione di Pescara. Il servizio. Un nuovo traguardo per l'AGVE di Pescara. L'arrivo della madrina Lorella Cuccarini in casa alloggio è sempre foriero di novità. E questa mattina, tra gli occhi sorridenti di bambini e genitori emozionati, la più amata dagli italiani, insieme alla presidentessa di 30 ore per la vita, Rita Salce, ha inaugurato una palestra per la riabilitazione dei baby pazienti. Un tassello in più che si aggiunge alla lunga storia che lega l'AGVE all'associazione e che Lorella Cuccarini ha ripercorso ricordando i momenti più importanti di questo viaggio per sostenere i bimbi dell'associazione. Un obiettivo che completa un lavoro già tanto importante, che era quello della casa. Abbiamo inserito anche questa palestra per la riabilitazione perché ci chiedevano proprio, soprattutto per il decorso post-operatorio dei bambini oncoematologici, di poter usufruire di una palestra. Oggi c'è anche la palestra e insomma penso che veramente oggi Pescara possa essere, l'ospedale di Pescara, il reparto oncoematologico pediatrico di Pescara possa essere un centro di riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia. Lorella Cuccarini oggi ha voluto ricordare per lei quali sono state le tappe più importanti, dal primo fax alla costruzione della casa alloggio. Che vuol dire? Vuol dire che ci seguono, che hanno accettato i nostri progetti perché li hanno ritenuti più che validi, ma soprattutto parliamo sempre di bambini, e essere presenti con loro vuol dire anche dare un aiuto per quello che sarà il futuro. Di tutte le realizzazioni di 30 ore qui a Pescara per l'AGVE, quella più importante che ricorda qual è?
Beh, sicuramente quella che mi ha dato più emozione è stata il reparto, la nascita del reparto, perché quando noi siamo arrivati qui la prima volta i bambini erano in cura insieme agli adulti e questo sicuramente era un grande problema per loro, per cui riuscire poi a creare questo reparto e tenerli separati e dar loro proprio anche una qualità di cura che non sia solo quella medica ma che sia anche un approccio psicologico per i bimbi e per le famiglie è diverso, è stata una grande conquista. E poi sicuramente quello più faticoso, proprio perché importante dal punto di vista economico, è stato questa casa. Ci abbiamo messo 3-4 anni, però insomma i risultati poi si sono visti, il fatto che sia sempre in opera e che sia sempre piena e che anzi Massimo Parenti ci chieda anche di poter pensare a un'ulteriore casa per il futuro, insomma ci fa rimanere sempre molto vicini all'Agbe, a questa realtà che è una realtà che lavora sul territorio veramente molto bene. Luciano Monticelli è il promotore di un incontro che si terrà domani pomeriggio a Pineto per parlare dei fondi europei a disposizione della nostra regione. Con lui abbiamo parlato anche dei punti nascita e in particolare della situazione all'ospedale di Atri. Ascoltiamo. Monticelli, fondi PORFESR 2014-2020, ci siamo, si parte, venerdì ci sarà questo importante convegno a Pineto. Si tratta di 231 milioni da dare sul territorio, due terzi delle imprese, un terzo sul territorio per i dissesti idrogeologici, cui chiedo agli imprenditori, ai cluster, ai portatori di interesse, alle associazioni, all'università, alle amministrazioni comunali di attivarsi, darsi da fare sui 6 provvedimenti europei, cui ci sono, come detto prima, un'importante risorsa economica da qui a 2020, certo non più 7 anni ma 6 anni, appunto perché un anno è volato con le osservazioni fatte, ma se aggiungiamo anche i fondi FSE, il piano di sviluppo rurale, l'Abruzzo potrebbe beneficiare in questi 7 anni di circa 1 miliardo e 700 milioni, quindi l'importante è essere pronti con una buona progettazione affinché l'Europa non rimanda indietro i soldi. Dai fondi PORFESR ai punti nascita, il decreto del Ministro della Salute Lorenzin potrebbe porgere un assist per quanto riguarda alcuni punti nascita nella nostra regione, in particolare per quello dell'ospedale di Atri. Ma la cosa strana è che Atri è sopra le 500 nascite per quanto riguarda il 2014, è un decreto che guarda anche la possibilità che le regioni possono richiedere una speciale deroga appunto per motivi orografici e per altri motivi, e io questa mattina insieme alla firma di 5 consiglieri regionali abbiamo chiesto al Presidente di attivarsi affinché questo importante nosocomio di Atri, il San Liberatore, possa rimanere tale. L'unica cosa che non ha la terapia intensiva neonatale, ma non lo ha neanche Teramo, neanche Sant'Omero, che si possa provvedere a far rimanere, perché non capiamo il motivo di questa chiusura. Ed è stato presentato il sito sulla mobilità del Comune di Pescara e per l'occasione sono state anche illustrate le novità sulle nuove piste ciclabili cittadine. Del Vecchio avete presentato questa mattina a Palazzo di Città il nuovo sito che riguarda la mobilità del Comune di Pescara, ma oltre al sito ci sono anche delle novità. Diciamo che ci sono i contenuti del sito che sono molto importanti e molto interessanti. Innanzitutto, come hai detto, abbiamo voluto fare un restyling del sito della mobilità, che a dire la verità non c'era. C'era il sito del comune, ma quella della mobilità riteniamo che sia una esigenza pregnante, imprescindibile per poter comunicare con immediatezza tutte quelle che sono le iniziative dell'amministrazione nei confronti dell'utenza. Ma oggi, questa mattina, presentiamo un'altra iniziativa, e cioè Bici in Rete. Finalmente cominciamo a parlare di progetti da potersi realizzare, ma non progetti presentati direttamente dal Comune, ma concertati con l'opinione pubblica. Faremo delle iniziative, oggi le presentiamo, a partire da Via Leopoldo Muzzi per riconnettere tutte le piste ciclabili, diciamo Strada Parco, Viale Regina Margherita, Riviera, che oggi sono, come dire, degli spezzoni a sé stanti senza nessuna correlazione tra di loro. Sarà un progetto e un'iniziativa partecipata che si svilupperà in loco, attivando dei questionari con i cittadini, facendo degli incontri pubblici, e poi all'esito di tutto ciò tireremo fuori il progetto che vogliamo realizzare. Questo sarà soltanto il primo
Questa mattina ne presentiamo, a dire la verità, 5 in termini generali, ma questo sarà quello che parte da subito e gli altri poi a seguire. Le ACLI di Chieti e provincia hanno celebrato i 70 anni della propria presenza a fianco dei lavoratori e di chi spende il proprio tempo al servizio della socialità. Il servizio di Antonio Recanati. Le ACLI di Chieti e provincia hanno festeggiato i 70 anni della presenza a fianco dei lavoratori, dei giovani e dei pensionati e di chi spende il proprio tempo al servizio della società. Per questo i festeggiamenti si sono tenuti presso la capanna di Betlemme Chieti, un'istituzione di solidarietà creata da Don Oreste Benzi. La nostra casa è una casa dell'associazione Papa Giovanni, fondata da Don Benzi, questo amico dei poveri. Questo amico di chi era dimenticato, di chi era ai margini, ed è, si chiama Capanna di Betlemme perché accoglie solo chi non ha nulla da dare in cambio. E si fa accoglienza, ognuno ha la sua stanza, si vive insieme in un sistema educativo familiare. Un traguardo, quello delle ACLI Teatina, che da oltre mezzo secolo guarda ancora con impegno e passione la propria attività, con l'obiettivo di essere sempre dal prossimo ai prossimi. Beh, questa è nella storia delle ACLI, abbiamo sempre guardato agli uomini e alle donne, quindi anche la realtà della famiglia è una realtà per noi importante. Abbiamo cercato di costruire in questi 70 anni delle esperienze importanti, interessanti, e questo è anche sulla famiglia, abbiamo avuto questo nostro ruolo ed è ancora il nostro punto di riferimento. Quando parliamo di lavoro, quando parliamo di welfare, noi guardiamo sostanzialmente alla famiglia, guardiamo al nucleo familiare, guardiamo ai problemi che ci sono all'interno di questa importante realtà istituzionale. Lo sguardo delle ACLI, oltre che un po' come Giano, oltre che guardare con un occhio di dietro, è guardare alle nuove necessità, per cui da qui il tema del nostro incontro, dal prossimo ai prossimi. Io credo che le prossime sfide saranno molto molto impegnative e importanti e ci devono dobbiamo essere pronti. Per questo la formazione credo che sia l'obiettivo numero uno, il momento più importante della vita delle ACLI, per poter poi dare delle risposte concrete, veramente concrete, e non solo chiacchiere alle esigenze dei cittadini. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Grande attesa in casa biancazzurra per la sfida di domani sera a Cesena. Oddo non potrà contare sul portiere Fiorillo. In porta Resti, per il resto probabile la conferma della squadra che ha battuto l'Avellino. In Romagna prevista la presenza di oltre 700 tifosi biancazzurri. Arbitrerà Maresca di Napoli. Il servizio. Le partite si risolvono con tutto. Non si risolve solo con una cosa sola, ci vogliono tante componenti. Io mi auguro che, come al solito, proveremo ad andare a fare la nostra gara. Di sicuro non ci chiuderemo, di sicuro tenteremo di avere sempre il pallino del gioco. Poi ovviamente davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che anch'essa ama avere il pallino del gioco, e quindi lì conteranno anche i duelli individuali. Agonismo, la testa, la cattiveria, la voglia di vincere, quindi tante componenti fanno sì che una squadra possa prevalere sull'altra. È impensabile che l'una o l'altra possa avere il pallino del gioco per 90 minuti, quindi ci sono anche momenti della partita in cui bisognerà soffrire, altri in cui bisognerà essere più incisivi magari con il possesso palla. La storia dei campionati ci insegna che non sempre, spesso, quelle che sono più accreditate poi alla fine non sono quelle le vere rivali, ma ci sono altre squadre che fanno meglio, anche squadre inaspettate. Sta facendo un grande campionato il Crotone, molte squadre secondo me possono rientrare, il Novara è una signora squadra, Perugia è una grande squadra che ha avuto difficoltà ma sicuramente può rientrare, quindi il campionato è molto lungo e è ovvio che questo momento del campionato, stare in prima posizione è un bel vantaggio, perché vuol dire che hai fatto bene, vuol dire che stai costruendo qualcosa di importante, però non mai abbassare la guardia, perché sappiamo benissimo che bastano due partite sbagliate poi per essere risucchiati nella metà della classifica, anche perché stanno a 3-4 punti, non è che ci sono più punti. Una certezza che credo che ci sia in questa partita è che ci sono due squadre che giocano a calcio, che provano a giocare sempre a calcio, poi a volte ci riescono, a volte no, però sono due squadre che giocano, quindi credo che sia una partita
divertente, ma non è detto, perché può darsi pure che due squadre che giocano a calcio bene si possano annullare. Una di quelle cose che ti fanno pensare che stai, che comunque sei capace di creare entusiasmo, di divertire il pubblico, è il fatto che questo ti segua sia in casa che fuori. Avere 700-800 persone che vengono fuori casa è un bel segnale, e sicuramente può essere una di quelle componenti che fanno sì che tu possa avere un'arma in più. E contro il Latina, sabato al Biondi, i rossoneri saranno obbligati alla conquista della vittoria. Probabile il recupero di Ferrari, Padovan scalpita per un posto da titolare. Arbitrerà Di Paolo di Avezzano. Il servizio. Abbiamo ripreso ad allenarci cercando di fare qualcosina di più, perché andremo ad affrontare un'altra partita importante. E quindi è importante allenarsi bene durante la settimana. È normale che non è una buona situazione, nel senso che comunque siamo penultimi, però lo spirito di squadra, lo spogliatoio deve essere la prima cosa in questi casi, in modo da poterne uscire il prima possibile. In modo nuovo, questo albero di Natale? Ma io sinceramente mi trovo bene, perché anche perché la punta centrale così ha due appoggi, ha due riferimenti un po' più vicini, però comunque al di là dei moduli, i moduli sono indicativi. Noi ogni volta andiamo in campo e diamo il massimo, magari qualche episodio a nostro favore, poi naturalmente noi metteremo sempre più cattivere, perché se siamo lì evidentemente qualcosa ci manca. Scendiamo ora in Lega Pro. Dopo due KO di fila il Teramo non può più sbagliare. Domenica al Bonolis contro il Siena. I ragazzi di Vivarini saranno chiamati ad ottenere i tre punti previsti. Novità in formazione. Il servizio. Il momento non è facile, però noi pensiamo a lavorare. E noi dobbiamo pensare solo a questo, a lavorare, a migliorarci settimana per settimana. Sicuramente abbiamo qualche difficoltà e appunto lavoreremo per migliorare. Speriamo che i risultati vengano presto, perché cioè, questa squadra in quella posizione di classifica non merita di stare lì in quella posizione di classifica. Dobbiamo guardare la classifica, perché ad oggi siamo terzultimi e non dobbiamo pensare a se ci avessero ridato i punti o se non ci fossero i punti di penalizzazione. Perché così sbagliamo a pensarla così. Noi dobbiamo guardare la classifica e pensare che siamo lì, e dobbiamo pensare prima di tutto a salvarci, che questo prima di tutto è il nostro obiettivo. E per quanto riguarda il discorso, questa squadra, io conosco i miei compagni e so che, cioè, per il valore che hanno, possiamo fare veramente molto di più di quello che stiamo facendo, e sicuramente ci alleneremo per dimostrare il nostro valore, per portare a casa il risultato migliore. Non è stato un inizio facile per me, parlo personalmente, ma non per il fatto dell'ambiente, che non mi fossi ambientato per quant'altro, proprio a livello personale, fisico e mentale. Però piano piano sto cercando di ritrovare la condizione migliore e spero di tornare a fare grandi prestazioni come l'anno scorso. E domenica al Fattori arriva il Prato. La società intanto pensa agli acquisti di gennaio. Ieri il DS Battisti e l'allenatore Perrone erano a Chieti per seguire la gara di Coppa. Potrebbe esserci Dos Santos nel mirino dei rossoblù, per ora nessuna conferma ufficiale. Il servizio. Potrebbe esserci il giocatore del Chieti Dos Santos nel mirino dell'Aquila Calcio per il mercato di gennaio. Sia il direttore sportivo Alessandro Battisti che il mister Carlo Perrone sono stati a Chieti per assistere alla gara di Coppa. Su questo nessuna conferma, ma è certo che il gioiello nero-verde fa gola a molti. La squadra intanto continua ad allenarsi per preparare la gara interna di domenica alle 15 contro il Prato. L'unico in dubbio resta Vittorio Triarico, che ancora fastidi dopo la botta rimediata nel derby.
Tra le fila del Prato, invece, non sarà presente il centrocampista Gaiola, fermato per un turno dal giudice sportivo. Intanto, buone notizie per lo stadio di Acquasanta. La commissione provinciale ha infatti dato il via libera per il progetto di videosorveglianza. Ora il comune potrà bandire la gara, un progetto da 400.000 euro. Poi restano da installare le poltroncine. Passo successivo la gestione dell'impianto e da risolvere ovviamente il problema parcheggi. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.